Ancora una volta l'assalto finale, ancora una volta decisivo. Daniele Casiraghi, il gol di Matteo Rover consegna l'andata della prima semifinale playoff del nostro amato campionato cadetto, della nostra amata Serie B, alla sorpresa, se ce ne fosse una, di questa stagione, al Sud Tirol di Pierpaolo Bisoli. Ecco, questa maglia è dedicata sicuramente all'ormai ex allenatore bianco scudato Pierpaolo Bisoli, l'autore di questo vero e proprio miracolo sportivo, perché questo si tratta veramente di un vero e proprio miracolo sportivo, perché all'inizio della stagione, all'inizio del campionato, non ci si poteva aspettare una neopromossa, una squadra che non aveva mai giocato il campionato di Serie B, essere protagonista fino alle battute conclusive. Nel match di ritorno, che si disputerà venerdì sera allo stadio San Nicola, sono già stati venduti oltre 30.000 biglietti, quindi il popolo bianco-rosso, il popolo dei Galletti è pronto a sostenere, ad incitare, a cantare con la propria voce per comunque rilanciare le speranze playoff, per rilanciare le speranze del sogno chiamato Serie A per l'altra neopromossa, per l'altra sorpresa, che però comunque ai nastri di partenza ci si poteva comunque anche aspettare come una delle grandi protagoniste, il Bari, la Bari di Michele Mignani. Una vittoria che arriva ancora una volta grazie al forcing finale, 90 minuti di incertezza, di poche occasioni da una parte e dall'altra, ma alla fine la capocciata vincente, il colpo di testa vincente di Matteo Rover al settimo gol stagionale. Il secondo però in questo 2023, dopo il gol partita siglato sempre qui al Druso, segna solamente al Druso Matteo Rover, 39 presenze, 7 gol in questa stagione, che riesce comunque a impattare a quota 7 i gol lo scorso anno realizzati sotto la gestione tecnica di Ivan Jarvovic, che hanno sicuramente aiutato, che hanno permesso a concretizzare l'obiettivo, il sogno chiamato Serie B. È un Matteo Rover decisivo questa sera, come detto, secondo gol in questo 2023, dopo quello realizzato lo scorso 15 gennaio contro il Brescia qui al Druso, per una vittoria che ha rilanciato immediatamente le speranze, il sogno playoff per la formazione Alto Atesina, che dopo il successo di misura arrivato proprio allo scoccare del 90esimo grazie al gol partita, anche grazie comunque alla deviazione di Lo Iacono sul destro potente e preciso di Daniele Casiraghi, l'ex trequartista del Gubbio, questa sera entra a circa 10 minuti dalla conclusione di questa semifinale d'andata qui al Druso, tutto esaurito, sold out, con il popolo altoatesino che si è radunato al Druso per poter sostenere i propri beniamini in questa cavalcata, in questo sogno che potrebbe portare la città di Bolzano a sognare in grande, a sognare la massima serie, la Serie A. Davvero una grande impresa, un sogno che continua grazie comunque alla giocata, dopo il gol arriva l'assist questa sera per Daniele Casiraghi, una partita bloccata, come dicevo, tanta incertezza, tanti errori con tante palle perse da una parte e dall'altra, un primo tempo contratto da ambedue le parti, le due squadre che non hanno voluto comunque rischiare, visto che in palio c'è comunque una finale playoff. A questo punto cosa succede? A questo punto il Bari venerdì sera è chiamato alla grande risposta davanti al suo popolo, davanti ai suoi tifosi,
E comunque con uno stadio San Nicola pronto a cantare, a sostenere e anche ad incitare la propria squadra, questa impresa può sicuramente arrivare. Ma dopo il successo che era arrivato qui alla Druso, ormai a tempo scaduto, lo scorso 10 aprile, firmato Moracchioli, ancora una finale davvero incredibile, pieno di emozioni, con la palla lavorata al limite dell'area tra i due neo entrati, Larry Vey e Casiraghi, cross preciso per il colpo di testa di Matteo Rover a sovrastare, a vincere il duello aereo con Mazzotta e a battere Caprile con un preciso e decisivo colpo di testa. Non basta il forcing finale con delle punizioni sicuramente a preoccupare lo staff tecnico, lo stesso Pierpaolo Bisoli che al gol è scoppiato ovviamente a correre verso il suo popolo, come era già accaduto comunque anche venerdì sera nel successo sempre di misura contro la Regina, ed è sicuramente una grande lezione di cortomuso. Però comunque sotto il Vangelo di Pierpaolo Bisoli. Una Bari che sicuramente mi sarei aspettato più aggressivo. Ha avuto delle occasioni Walid Khedira, ad esempio, al 18esimo, da un lancio dalle retrovie a cercare, a trovare l'attaccante italo-marocchino. Grande slalom sulla linea di fondo, palla messa in mezzo per Antenucci, per Esposito, per i compagni di reparto. Grande chiusura comunque della difesa di casa. Al 33esimo, il contropiede che nasce da un recupero sul filo della linea di fondo da parte di Capitan di Cesare, la palla servita a Esposito, l'apertura a sinistra per Walid Khedira che ha spaziato comunque da destra a sinistra per tutta la durata del match, tiro a giro bloccato agevolmente da Caprile. Poche chance per il Südtirol al 21esimo, una palla recuperata quasi dal nulla da Mazzocchi, cross a centro, dove il tentativo con il sinistro, quasi in spaccata di Odogu, è bloccato da un attento Caprile. E al terzo, la prima fiammata con il recupero su un disattento Benedetti da parte di Capitana Fabian Tait, conclusione deviata in corner. Un primo tempo comunque avaro di emozioni, la ripresa si apre sulla falsa riga del primo tempo, c'è un'occasione su una spaccata in area da parte di Mazzocchi, grande chance per Walid Khedira sul contropiede che nasce dal lancio di Maiello, dal controllo di Dorval, cross a centro area dove Odogu cerca di anticipare tutti quanti, ma è lo stesso Curto ad anticipare l'attaccante italo-marocchino. C'è una serie di proteste, una parte dall'altra. Iniziamo al 65esimo con il contatto aereo dagli sviluppi di una corner tra Rover e Mazzotta, con una breve, ma comunque c'è stato check del VAR in cui comunque Dionisi non viene richiamato al monitor, e secondo me qualche dubbio in più invece mi ha lasciato il contatto tra Botta e Curto al minuto numero 73 con l'ex nerazzurro San Benedettese e San Lorenzo, che viene comunque stoppato. La corsa di Ruben Botta viene stoppata dall'intervento a mo' di scudo da parte di Curto. Questo intervento difensivo, secondo me, poteva essere punito dal signor Dionisi con il calcio di rigore, che sarebbe comunque arrivato a circa 15 minuti dalla conclusione. Grande chance non sfruttata da una cross proveniente da Matteo Rover, sponda di Odogu con il destro a centro area libero, sbaglia un po' a sorpresa clamorosamente invece Simone Mazzocchi, la palla si divora clamorosamente la palla dell'avvantaggio al minuto numero 75. Arriviamo alle battute conclusive dopo comunque i vari cambi tra le due panchine, tra Pierpaolo Bisoli e Michele Mignani.
cambi decisivi per il Südtirol, perché con l'entrata in campo del Bati, Joaquin Larivei e di Daniele Castiglia che lavorano quella palla al minuto numero 92, proprio nel finale, forcing finale decisivo, perché sulla cross di Daniele Casiraghi ci pensa il colpo di testa vincente che vale la vittoria e il successo ci pensa Matteo Rober, che regala un sogno quasi a sorpresa. E a questo punto Südtirol che scenderà in quella della San Nicola con la possibilità di difendere questo 1-0, due risultati su tre disponibili venerdì sera, invece alla formazione di Michele Mignani, grande favorita a questa vigilia delle semifinali playoff, invece servirà la vittoria, il successo interno per volare in finale playoff, aspettando ovviamente l'altra semifinale tra il Cagliari di Claudio Ranieri e il Parma di Fabio Pecchia. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!